Grimaldi, reduce dal bellissimo successo a Parigi, che spalle di Antonio, tanti bozzetti, è proprio da qui che si parte. E da qui che si parte c'è anche il mood board di tutta la sfilata, che appunto abbiamo sfilato nella Fondazione Mona Bismarck, che è diventato un centro culturale, e lei è anche stata la fonte di ispirazione per questa collezione. Una donna di grande stile e di eleganza, icona di molti stilisti. L'abito che mi ha più colpito è l'abito specchio. Sì. Che cosa significa? Io sono uno scaramantico, però lo specchio che si rompe, non lo so, penso che mi possa portare bene. E l'idea era quella che sono talmente bella che lo specchio non mi regge. Ognuno di noi ha una competizione con lo specchio, la mattina ci specchiamo e non ci piacciamo, e quindi è un inno alla femminilità e alle donne. Mi specchio e lo specchio non regge la mia bellezza e quindi esplode. Bene, quindi è un rapporto anche molto narcisistico. Assolutamente. Una domanda, allora, quest'alta Roma che è sempre alti e bassi, cosa ne pensi? Siamo in alto o siamo in basso? Ma alta Roma sicuramente ha bisogno di grossi nomi italiani, e ci sono, per essere sostenuta, perché purtroppo se non ci sono in calendario persone valide che possano attrarre la stampa internazionale, rimane sempre molto più difficile. Loro fanno il possibile, però le difficoltà sono tante. E l'altra sera alla Fondazione Mondragone, una serata evento, il presidente della Regione Campania ha annunciato la creazione di una Camera della Moda campana. Che ne pensi? Ma è giusto che la moda si diffonda anche a livello regionale, perché no, basta che si parli di moda, e la moda è lo specchio dei nostri tempi, e quindi è giusto che venga, è una cosa seria, come dice qualche giornalista di moda, quindi è giusto che venga sostenuta.